Immaginiamo che sia appena finita una guerra termonucleare. L'intera umanità è scomparsa. Si è salvata miracolosamente una unica piccola comunità di 11 famiglie. 10 sono famiglie operaie, una è la famiglia di un imprenditore. Tutti si danno da fare con buona volontà. E in uno stabilimento abbandonato incominciano a produrre quello che serve per vivere. Questo stabilimento, forse a causa delle radiazioni, forse dell'inquinamento, come nel film lo chiamavano Gig Robot, presenta una prerogativa straordinaria. Produce tutto ciò che occorre a una famiglia per vivere. Un box, chiamiamolo così, che comprende tutto quello che serve, prodotti e servizi, viveri, abbigliamento, libri, automobili, energia, perché una famiglia possa vivere dignitosamente esattamente per un mese. Quale salario pagherà ai 10 operai? Sulle prime immagina ingenuamente che li pagherà 10 monete ciascuno e che metterà in vendita i box per 10 monete ciascuno. In questo modo lui alla fine del mese avrà ricavato 100 monete dalla vendita dei box e potrà pagare gli operai. Ma si rende conto immediatamente che i box prodotti sono 11 e che lui deve acquistare anche il proprio di box, che costa esattamente 10 monete, come tutti gli altri. Di conseguenza, per poter acquistare il proprio box, dovrà mettere in vendita i box come minimo a 11,1 monete. In questo modo, vendendo i box agli operai, ricaverà 111 monete, con 100 delle quali pagherà il salario agli operai e con le 11 monete avanzate acquisterà il box che serve a lui per vivere. Ma immediatamente si accorge che non è possibile. Gli operai infatti non hanno 11 monete ciascuno per poter acquistare il proprio box, visto che sono pagati 10 monete. L'imprenditore è un uomo coscienzioso. Si rende conto benissimo, per esempio, che gli operai sono 10, sono pagati 100 e producono un valore di 111 e che la differenza 11 è quello che si chiama plusvalore e che trova giustificazione in null'altro che nel ruolo, cioè nel fatto che lui è imprenditore e che loro sono operai. Praticamente i suoi operai lavorano affinché lui possa acquistare il suo box. A lui questa situazione sembra ingiusta, visto che lo abbiamo supposto scrupoloso. Tuttavia l'uomo valuta che in un sistema produttivo un imprenditore sia necessario, che il sistema non potrebbe reggersi da solo, che i lavoratori lasciati liberi a se stessi incomincerebbero a litigare, a contestare, a rivendicare, magari anche a sbagliare i calcoli sui tempi e sui modi della produzione e così via. L'imprenditore considera quindi che il suo lavoro di imprenditore sia utile e forse anche indispensabile e che se non se ne assumesse lui l'onere lo farebbe magari qualcun altro al posto suo e abbandona così dubbi ed esitazioni. Ma l'aver superato questa questione morale non risolve il problema pratico. Il sistema infatti comunque non sembra in grado di reggere. Se lui, imprenditore, deve trovare i soldi per pagare gli operai affinché questi acquistino le merci che lui attraverso di loro produce, è evidente che questi operai sono troppi. Magari, se ce ne fosse uno in meno, pensa, si potrebbe fare. E quindi, molto a malincuore, decide di licenziare un operaio. Si rende conto di creargli un gravissimo problema economico ed esistenziale, però alla fine ritiene che per il bene di tutti gli altri operai rimasti e del suo stesso bene, questa sia l'unica soluzione. E così adesso l'imprenditore può pagare i 9 operai rimasti 11 monete ciascuno in modo che sia possibile ristabilire l'equilibrio. Ma il fatto è che adesso i 9 operai rimasti non producono più 11 box, ma 10, 9 dei quali li acquistano loro per se stessi pagandoli 99 monete e uno lo deve acquistare l'imprenditore pagandolo quello che costa, cioè 11 monete. Tuttavia, visto che ha venduto un box in meno,
l'imprenditore si rende conto che, di nuovo, se paga 11 monete gli operai, non ha i soldi per pagare il proprio box. È quindi chiaro che il licenziamento dell'operaio non ha risolto il problema e che, proseguendo di questo passo, si troverà a non avere più neanche un operaio che produca il suo box. Con il paradosso che si troverà a vivere in una società con un imprenditore senza dipendenti, con 10 operai disoccupati e con nessun prodotto sul mercato. Allora il nostro uomo ritrova un libro sopravvissuto al cataclisma nucleare, dove scopre, magari lo sapeva già, se n'era dimenticato, che invece di licenziare operai potrebbe aumentare la produttività. In altre parole, se gli operai invece di produrre 11 box riescono a produrne 12, il gioco è fatto. E la cosa sembra funzionare. Attraverso una intelligente riorganizzazione del lavoro, gli operai nello stesso tempo di prima riescono a produrre adesso non 11 ma 12 box. E così possono essere pagati 11 per 10 uguale 110 monete e ciascuno di essi può acquistare il proprio box pagandolo 11 monete. L'imprenditore, dal canto suo, vende ai 10 operai i primi 10 box prodotti guadagnando 110 monete. Con le 110 monete paga 11 monete ciascuno i 10 operai e per poter acquistare il proprio box, l'undicesimo, gli basterà vendere il dodicesimo box. Ma qua il nostro imprenditore si ferma. Ha finalmente realizzato di trovarsi di fronte a una situazione senza via d'uscita. A chi mai venderà il dodicesimo box prodotto dall'incremento di produttività dei suoi operai? Si guarda intorno. Non c'è nessuno. Nessun altro essere vivente al mondo al di fuori di questi 11 nuclei familiari. E così anche l'aumento della produttività, che era parso una bellissima trovata, si rivela assolutamente inutile a garantire il sistema. Dal momento che l'imprenditore non riesce a vendere il dodicesimo box, sarà costretto nuovamente a licenziare un operaio e così via. E quindi il ciclo depressivo ricomincia. L'uomo siede sconsolato alla sua scrivania. Medita. Medita sul fatto che il mondo di prima della guerra, quello sì, avrebbe potuto garantire attraverso la sua vastità quella soluzione che la sua minuscola comunità umana non gli consente, cioè un reale incremento della produttività. Ma poi un pensiero gli attraversa la mente. Si ricorda che fu quando cominciò la globalizzazione che le cose incominciarono a non funzionare più. Con la globalizzazione, infatti, dopo un po' diventò sempre più difficile trovare nuovi mercati. Ciò che si era rivelato drammatico all'inizio del terzo millennio era la consapevolezza che il mondo fosse finito, limitato, e che nessuno avrebbe potuto vendere merci al di fuori del mondo. Il nostro imprenditore si rende conto che dopo qualche decennio di emulazione e di sviluppo tutti producevano le stesse cose con le stesse macchine e allo stesso prezzo e le vendevano alle stesse persone con la stessa pubblicità e lo stesso marketing. Quindi anche la sua minuscola comunità umana, considera l'imprenditore, non è altro che la rappresentazione perfetta, sia pure minuscola, di quello che era stato il mondo di prima. Come un pallone che si era gonfiato fino al massimo della sua elasticità e che, giunto a quel punto, poteva solo esplodere, dissolversi, non più svilupparsi. A questo punto il nostro imprenditore, proprio mentre è più vicino alla disperazione, riceve una illuminazione. Pensa che questa bella trovata dell'aumento di produttività potrebbe rivelarsi utile su un altro versante. Pensa che con la capacità produttiva raggiunta, invece di produrre 12 box, di cui uno inutile perché invendibile, se ne potrebbero produrre 11,
uno per ciascuno, lavorando di meno. Considera che dal momento che il problema non era la produzione, ma il suo valore economico, si potrebbe semplicemente eliminarlo, questo aspetto. Perché mai comprare o vendere a 11, 10 o chissà che cosa, qualunque bene o servizio? Si potrebbe invece vendere, comprare, pagare qualunque cosa a valore zero. Ciascuno si reca al mattino al proprio posto di lavoro, imprenditore compreso, e a fine mese riceve il proprio box. Non c'è bisogno di pagare salari e di stabilire prezzi che non coincidono mai. Fino a che bisogna pagare e vendere, considera il nostro imprenditore, c'è sempre qualche cosa che non funziona. E se tutti lavorano con lena e con intelligenza dandosi il cambio, pensa il nostro uomo, potremmo aumentare la produttività al posto della produzione e utilizzare questo incremento di produttività non per produrre cose sempre più inutili che poi bisognerà cercare di venderle a qualcuno che alla fine non esisterà più, ma per disporre di beni in abbondanza lavorando tutti di meno, sempre di meno, mano a mano che la nostra intelligenza ci farà scoprire modi più efficienti per fare le stesse cose in minor tempo e con meno fatica. L'uomo si chiede come mai un pensiero così semplice qualcuno non l'abbia pensato prima. Magari, considera, se questa generale concordia fosse esistita prima, non sarebbe stata necessaria questa terribile guerra termonucleare che ha quasi azzerato l'umanità. Ma poi pensa che la guerra, quella guerra, sia stata forse inevitabile. Il mondo che credeva nella necessità di aumentare la produttività a ogni costo, come naturale e inevitabile sbocco dei propri bisogni, del proprio diritto a vivere, secondo quella che sembrava la logica del sistema economico, non poteva che finire a competere ciascuno contro tutti gli altri su ogni singolo mercato. E questa competizione è partita come competizione commerciale di singole aziende, era poi diventata competizione di un paese contro l'altro, con il mondo, quindi miliardi di persone che si erano trovati all'improvviso gettati senza alternativa in una violenta e terribile lotta per la sopravvivenza. Adesso, solo adesso, il nostro uomo comprende che l'Apocalisse da cui lui, insieme con pochissimi altri, è appena uscito vivo, era lo stretto cammino attraverso il quale l'umanità doveva necessariamente passare per capire che quel sistema, cioè il sistema dell'economia, ovvero la pratica di nominare con numeri chiamati moneta ogni azione umana finalizzata a produrre ciò che serve per vivere, era aritmeticamente impossibile e che nel corso della sua sempre più raffinata evoluzione l'uomo non se ne era reso conto, ingannato e abbagliato dal sogno infantile della ricchezza che lo aveva distolto dalla più chiara e lampante delle considerazioni, che già da tempo l'umanità disponeva del necessario per vivere bene e che quindi poteva abbandonare l'insano desiderio di possedere di più per dedicarsi a godere veramente, interamente, la propria vita. L'uomo guarda fuori dalla finestra, albeggia, si alza dalla scrivania, apre la porta, esce nel cortile, si guarda intorno. Il mondo che l'umanità ha ricevuto in eredità oggi non è più quel giardino dell'Eden dal quale l'avventura umana era incominciata. La guerra ha prodotto distruzioni immani, ferite che occorreranno secoli, generazioni per rimarginare. È davvero un pesante fardello, ma per la prima volta da che l'uomo esiste è finalmente